Massimo Pagani, garante dell'infanzia e dell'adolescenza in Regione Lombardia, il 20 di novembre, giornata internazionale dell'infanzia, qual è il programma? Ma il programma prevede nel corso della mattinata, un momento nel quale faremo vedere un po' i lavori che sono stati fatti nei nostri laboratori, fatti da artisti minori in Milano e nelle periferie. Andremo a far vedere quelle che saranno le nuove attività, quindi con i nuovi artisti, recluteremo i ragazzi, e diremo loro di esprimersi con un brevissimo corto sul loro disagio, sulle loro condizioni di essere minori, e questo la mattina. Mentre nel pomeriggio invece, dopo un breve momento di saluti, che mi sembra ovviamente che chiamerà le istituzioni intorno a un tavolo a parlare così ai minori e alla nostra popolazione lombarda, ci sarà un momento musicale molto, molto bello, ci sarà la Chamber Orchestra For You diretta da Silvia Casarin Rizzolo, direttrice d'orchestra, che suonerà dei pezzi molto famosi. Tra parentesi ci sarà anche un suo adattamento di una pagina molto celebre di Verdi, ci sarà Dvořák, ci sarà probabilmente, speriamo che ci conceda anche un bis, ma sarà un momento molto importante, dedicato veramente ai nostri minori. Attualmente in Lombardia quanti sono i minori assistiti? Allora, i minori assistiti in affido sono circa 2.000-2.300. Devo dire però che non riguarda soltanto i minori in corso di affido, per i quali ovviamente abbiamo le nostre strutture, oltre 650 strutture che si occupano di dare assistenza ai minori, ma abbiamo una popolazione di 1.700.000 minori che sono il nostro grande interesse e sono ovviamente la nostra fonte di lavoro, dove noi dedichiamo ovviamente la nostra passione, la nostra attenzione. Approfittando di questa giornata internazionale, qual è la problematica maggiore da segnalare riguardo questa fascia d'età? Ma sono parecchie. Devo dire che dai dati che vengono fuori, i problemi più importanti sono un po' i temi legati alla relazione, così in generale alla relazione tra minori e famiglia. Il tema dei minori, ad esempio, nelle comunità, dove si chiede ovviamente una maggiore attenzione, e poi anche i temi legati alla conflittualità in ambito familiare, pensiamo ai divorzi e alle separazioni, che tipo di conseguenze spesso danno a carico dei minori. Volevo chiedere, ma voi...